Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi, come avete già letto dal titolo, sono qui per rispondere ad una domanda che moltissimi di voi immagino si sono già fatti, ovvero come andare a creare il segmento che voglio io su Strava. Anch'io sono partito proprio da questa domanda perché c'è un percorso che faccio molte volte in mountain bike, soprattutto quando ho poco tempo perché lo trovo proprio fuori casa e ovviamente non è tracciato. Facendo così poi ho capito anch'io come farlo e adesso sono qua per andare a spiegarvelo e dopo vi faccio anche vedere il circuito che sono andato a tracciare io con tutte le sue particolarità e ovviamente qui sotto in descrizione vi lascerò il link al segmento se lo volete andare a vedere e se siete qui della zona vi consiglio di andare a farci un giro così poi da essere all'interno anche voi della classifica. Per andare a creare il nostro segmento basterà utilizzare il nostro PC. Andiamo all'interno di Strava e andiamo nella sezione allenamento. Da telefono ho provato e non si riesce a fare. Andiamo all'interno delle mie attività, o meglio si potrebbe anche fare forse, ma io non sono riuscito a farlo, quindi vi faccio vedere come farlo da PC. All'interno delle mie attività vado in un segmento che ho già fatto, che è quello che mi interessa, dove non c'è nessuna parte tracciata che a me interessa. Difatti poi da questa andiamo a tracciare la parte che vogliamo, andando sotto tutti i segmenti che abbiamo fatto in questa attività troviamo una scritta crea nuovo segmento, clicchiamo all'interno. Qui vediamo a destra la mappa dell'allenamento che abbiamo fatto con una barra in alto a destra. Vediamo che muovendola riusciamo a tracciare dei segmenti volendo. Vediamo sia la mappa dove ci troviamo che l'altimetria in basso. Selezioniamo la parte che interessa a noi e sulla sinistra nella parte dove c'è scritto seleziona il tuo segmento andiamo a cliccare su successivo. Ci saranno dei segmenti lì vicini e in altro c'è crea il tuo segmento personale, che è quello che noi dobbiamo andare a selezionare per andare a creare il segmento che vogliamo noi. Clicchiamo pure su crea un segmento personale, lì mettiamo il nome che vogliamo, quindi possiamo andare a sbizzarrirci anche con i nomi e da là si uscirà fuori dalla schermata e il nostro segmento è stato creato. Vi consiglio di ritornare all'interno dell'allenamento dove avevate fatto questo segmento, andate all'interno del segmento appena creato che troverete nell'allenamento che era stato fatto. In alto a destra c'è una scritta azioni, clicchiamo su azioni e selezioniamo rendi pubblico. Quando clicchiamo rendi pubblico tutte le persone che sono passate di là prima saranno all'interno della classifica. Se non vedete subito la classifica tranquilli, è normale perché il sistema dovrà un attimo ritrovare tutte le persone che sono passate di là e stilare la nuova classifica, quindi dopo qualche oretta la troverete sicuramente fatta, ma anche dopo qualche minuto dovreste già trovarla subito. E adesso andiamo a vedere il circuito che sono andato a creare io. Quello che vi ho appena fatto vedere sullo schermo è la seconda salita del circuito che sono andato a fare, in modo tale che le prossime volte che andrò ad affrontare questo circuito, soprattutto quando mi vorrò allenare bene, riesco anche a capire meglio tutti i tratti di questo percorso, perché il percorso che sono andato a creare, che adesso vi sto facendo vedere, è caratterizzato da due salite principali, una su ghiaia e una su un single track, che è quella più dura e che è quella che ho appena tracciato assieme a voi adesso. Due discese, una corta e molto tecnica e una più lunga, molto tecnica e molto divertente. Appena finita questa c'è l'ultimo chilometro all'incirca, che anche qua non è in pianura, è mezzo in asfalto e mezzo su un prato, che ci portano all'arrivo del nostro circuito. Un circuito molto divertente e molto duro da fare, che vi consiglio di andare a fare se siete lì in zona. E ora entriamo direttamente all'interno del circuito per vedere le parti più interessanti di questo. E il circuito parte subito con la prima salita. Salita di circa un chilometro scarso, in strada bianca, abbastanza dura, circuito che non mollerà mai. Primo pezzo della salita molto pedalabile, si gira a destra in questa tornante e la pendenza
inizia ad essere più dura, e soprattutto anche il terreno non è più scorrevole come prima. Ecco, si è arrivati sopra la prima salita, neanche tempo di pensare che spiana, che inizia subito la prima discesa di questo circuito. Si entra all'interno tutto sulla destra del bosco e giù, e si va ora curva destra e muro tecnico da affrontare. Arrivati qua si può iniziare ad aprire un po', ma non troppo, perché questa curva è abbastanza insidiosa. Inizia così la seconda salita, molto cattiva. Questo pezzo comunque è abbastanza pedalato, il problema sarà tra poco che ci sarà il primo pezzo veramente duro. Ce ne saranno in totale due di pezzi molto duri in questa salita, e andiamo su tutto. Ma ci sono questi sassi che ti obbligano a guidare, quindi non ci si riposa mai. Questo è un piccolo pezzo dove possiamo respirare, e arriva il primo muro, che comunque per terra non è liscio, quindi sarà da andare su molto forte per arrivare, se no si va a piedi. Ovviamente grande svattata, qua si può respirare, oppure se vogliamo fare il tempo si può allungare tutto questo a 180 battiti e via. Arrivati qua inizia il secondo muro, anche qua caratterizzato da queste rocce, da un piccolo pezzo che spiana e poi altre rocce tra pochissimo. Poi ovviamente non molla e continua in questa intensità. Per pochi metri un altro drittone che si sente tutto. Finalmente si scollina questo piccolo prato, è l'unico pezzo dove si può rifiatare un pochino prima di andare a prendere la discesa più lunga del percorso, che è 1,3 km circa, abbondante. Vediamo i rapporti, andiamo dritti e iniziamo ad andare nel secondo pezzo tecnico prima di andare a prendere il vero e proprio sentiero. Entrata molto brutta con questo tronco, scalando i denti e via. E giù. Piccolo muro in discesa, molto sassoso, e ora è quasi tutta discesa tecnica. Il brutto sono tutti gli alberi che sono
in parte che non ti consentono di fare la traiettoria che vuoi, quindi sei vincolato a tenere quella traiettoria là, e in tutto il percorso è così. Occhio qua, curva molto incisiva a destra. Usciamo fuori dal prato e da là inizia l'ultimo pezzo, perché arrivati là non è finita, la strada continua a salire, abbiamo un pezzo d'asfalto, un pezzo di prato, finito il pezzo di prato abbiamo gli ultimi 200 metri in salita che ti tagliano le gambe e gli ultimi 200-300 metri in pianura che bisogna fare la piccola volata per andare a fare il miglior tempo. Spero qualcuno di voi lo andrà a fare perché è veramente molto bello. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di andare a mettere un like e spero che vi sia stato utile, così da andare anche voi a creare i segmenti che vi sono mancati su Strava fino adesso. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.